Buongiorno a tutti, siamo qui in occasione della premiazione di Piccoli giornalisti crescono per due premiazioni, la premiazione del mese di giugno e la premiazione dell'anno. Siamo qui con Francesca e con Alessia. Buongiorno. Buongiorno. Vediamo chi vuole rispondere prima. Due cose, vediamo un po'. Se riuscite a dirci in breve di cosa parla il vostro testo e soprattutto se avete una parola, una frase, un rigo, un periodo che vi ha colpito di più mentre lo scrivevate o che ha colpito di più i vostri lettori. Ok, allora praticamente era un pezzo di rigo dell'articolo di giornale, è una frase detta appunto da Francesco Marcone, non si ridà verità senza giustizia, e praticamente restano pezzi di verità da difendere a tutti i costi. In poche parole l'articolo parla di un uomo che aveva trovato degli atti illeciti nella sua pratica al lavoro e voleva denunciarlo ed è stato ucciso sotto casa, sotto gli occhi della figlia. Parlo di come sia stato ucciso e quale fosse il suo senso di dovere, di verità, di legalità nei confronti che non sono neanche morti con lui, ma sono ancora persistenti con noi, e cosa ha portato alla città perché ha risvegliato la voglia di scoprire la verità di tutti quanti, non facendo rimanere le persone nell'omertà. Bravissima. Ricordiamo inoltre che entrambi gli articoli vincitori li potrete trovare su www.ilsottosopra.info. E tu invece, qual è una frase, una parola, un periodo che ti ha colpito di più di quello che hai scritto? Beh, mi ha colpito soprattutto la storia di Zaki, che ho citato anche nel mio scritto. Ho saputo della notizia abbastanza recentemente, e quindi diciamo, mi ha colpito e mi ha anche dato la carica in più, mi ha spinto a scrivere appunto questo articolo. Nel mio articolo parlo di appunto delle persone, quindi di che cosa c'è al di là della nostra parte di società. Che viviamo comunque in maniera più agiata, mentre ci sono altre situazioni che purtroppo sono situazioni difficili. E lo faccio impersonandomi una giornalista del TG. Devo dire che è stato veramente molto, molto bello, molto interessante. È un'esperienza che rifareste? Sì, tante volte. Sicuramente. Ringraziamo sia Alessia sia Francesca e auguriamo a tutti una buona giornata. Complimenti. Grazie mille. Grazie.